Buonasera a tutti e ben ritrovati con questo appuntamento di CICAP Live. Questa sera abbiamo un ospite molto importante con noi, la professoressa Sandra Savaglio. E io ho l'onore di intervistarla, io sono Giuliana Galati. Buonasera. Buonasera Giuliana, buonasera a tutti. Allora, prima di iniziare, vi do due brevissime note biografiche sulla nostra ospite, che in realtà ha un curriculum lunghissimo, che ha svolto in moltissime parti del mondo, lavorando allo Space Telescope Science Institute, al Johns Hopkins University a Baltimora, European Southern Observatory, l'Istituto Max Planck di Fisica Extraterrestre a Monaco di Baviera, e queste sono solo alcune delle tappe della sua carriera di astrofisica. E una delle tappe fondamentali, forse comunque che molto ha segnato la sua storia è essere apparsa nel 2004 sulla copertina della rivista Time come simbolo dei cervelli in fuga. Allora, per iniziare, mi piacerebbe conoscerci meglio e sapere di che cosa si occupa esattamente e anche come mai la rivista Time l'ha scelta come simbolo dei cervelli in fuga. Hai mancato l'ultimo passaggio, il primo anche, cioè ho studiato all'Università della Calabria, Dipartimento di Fisica, e sono tornata dove ho studiato dopo più di 20 anni. Sì, questo è un punto su cui torneremo anche dopo, sulla fuga che in realtà poi rientra in patria. Perché il Time, non lo so, dovevano mettere, guarda, io non lo so perché, dovevano mettere qualcuno in copertina e hanno scelto me tra quelle persone che sono state intervistate in quell'articolo dedicato a scienziati europei che sono, diciamo, emigrati negli Stati Uniti, era un periodo in cui c'era un pochino di perdita di scienziati europei, quindi l'articolo era dedicato a questo e la rivista di quel numero lì è apparso nella rivista Time europea, non negli Stati Uniti. Ma di cosa si occupa nella sua attività di ricerca? Da un po' di tempo mi occupo delle galassie dove succedono dei fenomeni esplosivi, cioè ci sono le stelle più grandi, terminano la loro vita con una grandissima esplosione, che si chiama supernova. Ci sono alcuni particolari tipi di supernova che hanno una grandissima emissione nei raggi gamma, e questi si chiamano gamma ray bursts, cioè esplosioni nei raggi gamma. E io quindi lavoro sulle galassie dove avvengono queste esplosioni. In più, alcuni di questi fenomeni sono legati alla presenza di onde gravitazionali, che Di cui abbiamo riguarda tanto sentito un sotto. parlare nell'ultimo periodo. Esattamente, è un sottotipo di queste esplosioni, sì, è anche una grande sorgente di onde gravitazionali. Quindi mi occupo con me, mia grandissima felicità, faccio queste cose un pochino esotiche, ma molto interessanti. E immagino sia molto difficile studiare qualcosa che è così lontano da noi. Sono eventi che, pur di grandissima potenza, però avvengono a distanze che per noi sono inimmaginabili. Come si fa a studiarli? Allora, sono eventi estremamente rari, così rari che avvengono nell'universo alcune volte al giorno. Com'è possibile? Questo è dovuto al fatto che l'universo è molto grande, per cui se io prendo una galassia, in quella galassia un fenomeno di questo tipo avviene, ma molto raramente. Però nell'universo ci sono centinaia di miliardi di galassie, quindi in tutto l'universo avvengono questi fenomeni, avvengono giornalmente, anche più di una volta al giorno. E in più, dici, come fai a saperlo? Perché sono così potenti che che arrivano le botte di radiazione gamma sulla Terra. E noi come facciamo a sapere dove guardare? Non lo sappiamo perché è un fenomeno totalmente casuale, però ce ne accorgiamo perché ci sono gli strumenti, i satelliti sensibili alla radiazione gamma che se ne accorgono. Sono una specie di imbuti, no? Cioè raccolgono questa radiazione gamma che proviene magari da pezzi di cieli molto grande, per cui
io non so esattamente dov'è. Cioè, se io guardo un bel pezzo di cielo, in quel pezzo di cielo il fenomeno succede. E siccome questi sono come degli imbuti, dicono: ah, è arrivato qualcosa da questo pezzo di cielo. Vado a guardare meglio con degli strumenti più sensibili in grado di dirmi più precisamente da dove arrivano questa radiazione gamma e vado a trovare i raggi X che arrivano alla stessa sorgente. Dopodiché, dopo i raggi X, vado nell'ultravioletto, poi nell'ottico, infrarosso eccetera, e nel radio. Quindi posso guardarli in tutto lo spettro di radiazioni elettromagnetiche. Quindi è un tipo di ricerca che si fa anche in collaborazione, immagino, con, non so, altri istituti o altri esperimenti. E magari uno dice: ah, abbiamo osservato qualcosa in quella posizione, voi avete visto qualcosa nella stessa posizione e si mettono insieme i dati. Esatto, adesso queste cose non si fanno come faceva Galileo, no? Galileo prendeva un cannocchiale, il primo telescopio, con un pezzo di carta disegnava la Luna nei minimi dettagli, lo poteva fare. Questo non si può più fare, nel senso sì, lo si può fare, ma non fai grandi scoperte. Adesso le collaborazioni sono grandissime, ci sono centinaia di scienziati, ci sono decine di telescopi che guardano magari lo stesso fenomeno nello stesso momento. E visto che comunque stiamo guardando qualcosa che non potremo mai andare a toccare direttamente, che magari le farà ridere il fatto che uno voglia toccare direttamente qualcosa per Invece andare no, a studiarlo. invece lo tocchiamo e come? Guarda, aspetta, faccio una sorpresa. Questo fenomeno che ti dico io, no, di sorgenti di onde gravitazionali, una volta ha dato origine a questo. Dov'è? Ecco, Questo è un un anello anello. d'oro. Questo è fatto d'oro. L'oro è un elemento chimico pesante. Questo elemento chimico, c'è anche il rame qua, però maggior parte è oro. Questo elemento chimico, l'oro, è stato fabbricato durante queste esplosioni primordiali, quindi chiaramente quest'oro è arrivato sulla Terra dopo un po' di tempo, un po' di viaggio, eccetera. Però adesso lo sappiamo, cioè noi studiamo queste cose che ci dicono dove viene fabbricato l'oro, capito? È Quindi bellissimo, questo. ricorda, siamo fatti della stessa materia di cui sono fatte le stelle. Esattamente, sì. Del resto, se non fosse così, sulla Terra non ci sarebbe vita. Noi siamo fatti di elementi chimici piuttosto pesanti. Ci sono tantissime stelle che hanno un arricchimento chimico che non è adatto alla vita. Quindi elementi tipo il silicio, il carbonio, l'ossigeno, l'azoto, che sono elementi, diciamo, tra virgolette, pesanti. Esistono in regioni dello spazio dove questi processi catastrofici, più o meno catastrofici, sono avvenuti in maniera abbastanza importante. Quindi qui esiste la vita perché nei pressi del Sole ci sono stati esplosioni, fenomeni esplosivi, magari non vicinissimo, però. Ricordiamo che comunque il Sole gira, come una giostra, quindi che io dico qui, in realtà, se io parlo di, che ne so, 100 milioni di anni fa, il Sole si trovava dalla parte opposta rispetto al centro della galassia. Ma come si fa a essere sicuri di non prendere cantonate quando si studia qualcosa di così lontano? La sicurezza non ce l'abbiamo. Infatti, quello che gli scienziati, diciamo, la maggior parte degli scienziati fanno, è studiare le incertezze, cioè gli errori, no? Sulle proprie misure, che è una cosa normale. Cioè, se io ti dico, quanto sei alta? No, ti chiedo, tu mi dici, io sono 1,70 m, ok, più o meno la corporatura media, secondo me pesi, credo, immagino 58 kg, più o Oh, meno. perfetto! Ragazzi, colpo Si di vede che è una scena. scienziata! Avrei detto 58 più o meno 2. Tra l'altro, io non so quanto sei alta, ti vedo da qui in su, però vabbè, ci ho beccato. Comunque, io faccio una. Io non, se sei lontana, non ti posso dire sali su una bilancia perché no, e guardare che cosa dice la bilancia. Siamo lontane. Con le stelle è la stessa cosa. Io non posso andare sulla stella col termometro e vedere la temperatura che c'è sulla superficie. Devo fare delle misure indirette che hanno degli errori, no? Quindi posso dire più o meno è quello, no? Per esempio il Sole, vabbè, il Sole è la stella vicina che faccio, però un'altra stella, dico, quella ha una temperatura sulla superficie di 7.000 gradi.
più o meno 100 l'errore. E questo mi salva sugli errori. Il problema è che non sempre gli errori si riescono a stimarli bene. Cioè, io non potrò mai sapere esattamente qual è la superficie, qual è la temperatura su quella stella, sulla superficie, no? Con grandissima precisione, anche perché poi cambia, dipende dal momento, dal posto, eccetera. Quindi gli devo sempre associare un errore, no? E devo fare del mio meglio per fare una stima precisa, più precisa possibile dell'errore, che è più importante magari della misura stessa, perché vabbè, sì, infatti questa è una cosa che queste cose le sai. Vabbè, faccio finta di non saperle. No, comunque uno non se lo aspetta, magari vedendo la scienza dal di fuori, che la parte più importante sia quella di stimare l'errore, che invece nel linguaggio comune siamo abituati a pensare come una cosa negativa. Ah, ha fatto un errore, male, non ha fatto bene il suo lavoro. Invece no, l'errore è un qualcosa che è intrinseco in qualunque misura uno faccia, ed è forse la parte più difficile proprio della misura di uno scienziato. Sì, però comunque le cantonate succedono tutti i momenti. Una, per esempio, di quelle più famose degli ultimi anni è quella sulle onde gravitazionali primordiali. Non so se vi ricordate la storia, che mi pare del 2014, se non ricordo male. Raccontiamola. Sì, io ero, mi ricordo, guardavo il TG1 delle 8, annuncio incredibile, scoperte le onde gravitazionali legate, che hanno avuto origine durante il Big Bang, che sarebbe una conferma della teoria dell'inflazione, che è una teoria legata all'origine dell'universo. Ho detto, che è successo? Ragazzi, fermi tutti, vado a guardare, grande notizia, e ne abbiamo parlato per mesi, in realtà era stato fatto un errore di misura, cioè non era stata stimata, in pratica quello che avevano misurato non erano le onde gravitazionali primordiali, dovuta alla creazione della massa, della materia, cioè la materia a un certo punto acquista questa caratteristica che si chiama massa, a un certo punto le particelle diventano pesanti e questo genera, secondo la teoria, un grande segnale di onde gravitazionali che lasciano un segno nella radiazione cosmica di fondo. Okay? Questa misura si può fare utilizzando degli strumenti sensibili nelle microonde. E le microonde dove le vai a misurare? Le vai a misurare con dei satelliti oppure utilizzando un telescopio che si trova nel polo sud. Questo telescopio ha preso, ha puntato un pezzo di cielo particolarmente limpido, nel senso non infestato da segnali sempre celesti, ma che non avevano niente a che fare con le onde gravitazionali. Gli scienziati pensavano di aver preso un pezzo di cielo pulito, ma in realtà quello che era successo è che era pulito quel pezzo di cielo, però hanno sottostimato l'errore che stavano misurando. E quindi in pratica hanno misurato un segnale che probabilmente era legato alla presenza della polvere nella Via Lattea, la nostra galassia. Quindi alla fine è stato un errore. E se ne sono accorti loro stessi o altri scienziati hanno corretto questo errore? Altri scienziati esperti della scienza di cui si parlava. In realtà si tratta proprio di la notizia falsa è venuta fuori da un gruppo di scienziati americani, incluso gente che sta a Harvard o in California, insomma istituti importanti, però il loro errore è stato, vabbè, quella è una storia interessante, insomma hanno fatto una valutazione su un'immagine copiata, cioè presa da un articolo stampato senza chiedere i dati veri. Ah, ecco. E quindi c'è stata hanno sottostimato gli errori di misura che erano stati pubblicati. Insomma, hanno detto: vabbè, siamo furbi, facciamo un progetto importante, facciamo le nostre misure, non lo diciamo a nessuno, per carità.
hanno fatto un errore, non l'hanno detto a nessuno, e quindi nessuno se n'è accorto. Quando poi l'hanno pubblicato, ci sono state le persone gli esperti che fanno misure, esperti di radiazione cosmica di fondo, che all'inizio hanno panicato, hanno detto cosa ci è sfuggita una cosa così importante, e poi li hanno sgamati. E alla fine, Vabbè. No, no, prego, prego. hanno dovuto collaborare. E hanno visto appunto che c'era una sottostima degli errori, quindi l'errore non includeva infiltrazione della polvere, no? Che dà un segnale che è simile a quello che loro stavano cercando. Però è anche, secondo me, questa storia molto affascinante per farci capire come in realtà funziona la scienza. Cioè, che un errore, che sia casuale, che sia voluto, nel senso, non voluto ovviamente, però nel senso che dipenda da un'incompetenza o da semplicemente problemi dovuti a come funziona la scienza, però alla fine si corregge proprio per la collaborazione di scienziati da tutto il mondo. Anche se poi vedremo che nel corso della storia di Cantonato ce ne sono tante. Ma prima c'è qualche domanda riguardo ai temi che abbiamo appena trattato da parte dei nostri ascoltatori, e c'è Grey Wolf che ci chiede cosa potrebbe succedere se esplodesse una supernova vicino a noi e quanto potrebbe essere vicina in termini astronomici. Adesso una possibile candidata supernova è una stella che si vede benissimo all'occhio nudo, si chiama Betelgeuse, che è una stella della costellazione di Orione, una stella gigante rossa, quindi è gigante, oltre ad essere grande di massa, è anche grande di dimensione, quindi sta per esplodere. E quando esploderà, diventerà una supernova ed è lontana circa 650 anni luce da qui. Quindi è uno dei candidati possibili più vicini che ci sono. Ce ne sono altre stelle di questo tipo, però questa qui è quella più interessante perché è vicina. E tra quelle, insomma, se non ricordo male, forse è quella più vicina che dovrebbe esplodere a momenti. A momenti vuol dire potrebbe succedere domani, oppure tra 1.000 anni, oppure tra 100.000 anni circa. Cioè, dentro 100.000 Più o anni meno potrebbe stiamo esplodere. lì. Ok. Sì, qui non te lo può dire nessuno quando succederà, perché nella vita di una stella ci sono dei periodi che durano più o meno qualcosa che può essere, per esempio, la vita di questa stella in totale sarà qualche milione di anni, no? Tipo 10 milioni di anni e questa ce la siamo pulita. Ha quasi finito il carburante principale che è l'idrogeno, quindi è pronta per esplodere. Anzi, l'ha già finito l'idrogeno nel sta bruciando altre cose, però non lo possiamo dire esattamente quando succederà. Cioè, la nostra conoscenza, a parte che c'è comunque un'incertezza generica, no? Su quando succederà quel momento lì, a meno che non mi trovo dentro la stella, non lo possiamo sapere con precisione. Difficile. Però 100.000 anni non è tantissimo su una vita totale che è circa di 10 milioni di anni. Tutto è relativo, come si suol dire. Sì, tra l'altro Betelgeuse, io vi consiglio andare di uscire e andare a vedere dov'è la stella. Allora, la costellazione di Orione, io siccome non capisco le costellazioni di oroscopi, queste robe qua, ne parlavamo prima, io sono bilancia, questo so dell'oroscopo. La costellazione di Orione credo che sia invernale, non lo so. Però se uscite, guarda, la cercate, la stella è una delle stelle più brillanti della sfera celeste e si trova a sinistra, cioè la spalla di Orione sinistra ed è rossa. Se uno ha gli occhi buoni, un pochino si nota il colore. E quella lì esploderà prima o poi. Ma Quando noi ce ne succederà, accorgeremo succederà. se succederà Sì, domani. ha voglia se te ne accorgi. Te ne accorgi perché si vedrà anche durante il giorno. Wow. Se è pericolosa, probabilmente no, perché è lontana. Come si chiama il vostro Rudolf? No, chi è quello che ha chiesto la domanda? Ha fatto la domanda? Grey Wolf. Grey Wolf. Ha chiesto se c'è pericolo. Questa è la preoccupazione di tutti. Possibilmente no, perché è lontana. Cioè, in questo momento stelle pericolose che potrebbero esplodere non ce ne sono.
È possibile che ci potrebbero succedere nel futuro perché le stelle si muovono, no? Quindi relativamente si muovono tutte, tra l'altro, però si comportano come un fluido d'acqua, quindi si possono trovare più o meno vicini in momenti diversi. C'è un'altra stella che è ancora più grossa ed è possibilmente più pericolosa, però è più lontana. Quella mi pare 7.000 anni luce, se non ricordo male. E non si vede nell'emisfero nord della Terra, si vede gli australiani, i brasiliani, i cileni la vedono e quindi loro se ne accorgeranno sicuramente prima. Noi saremo un pochino più protetti perché siamo nella parte a nord che è nascosta rispetto a questa stella. Comunque, una cosa che mi è piaciuta tantissimo è aver appena sfatato un mito, cioè che chi fa astrofisica conosce a memoria tutte le costellazioni e dove si trovano, che è quello che penso moltissimi, almeno fino a quando uno non arriva proprio all'università a studiarla, si immagina, perché ogni volta che si va all'osservatorio astronomico da altre parti, di solito si fanno queste osservazioni del cielo in cui ti spiegano le costellazioni in tutte le salse. E invece in realtà l'astrofisica è ben altra cosa che studiare semplicemente i nomi delle costellazioni. Ma torniamo a noi. Dicevamo che gli errori sono importanti, ma ci sono anche stati, soprattutto nella storia, degli errori famosi che hanno portato anche a credenze pseudoscientifiche. Può farci qualche esempio? Cioè, pseudoscientifiche del tipo. Ma io ho una cosa sicuramente che mi fa un pochino sempre specie di parlarne, è la medicina omeopatica. Ma più legata all'astronomia. L'astronomia, non lo so, la luna che influenza, che so, se il vino viene buono oppure no, cose di questo tipo. O il raccolto, oppure ma penso alla luna, che spesso la luna causa le maree, siamo d'accordo, ok? E le maree sono legate al fatto che la Terra è ricoperta d'acqua e dall'atmosfera e la luna provoca questo allungamento della Terra, e siccome la Terra è solida, poi c'è l'acqua la sposti di più, quindi la parte che è affacciata verso la Luna viene attirata dalla forza di gravità della Luna, che è lontana, ma che comunque è un corpo celeste abbastanza grande. E la parte opposta fa esattamente il contrario perché è più lontana. Quindi la Terra si allunga un pochino a causa della presenza della Luna. Questa è una cosa fisica, fenomeno tranquillamente spiegabile. Poi, se questo abbia influenza sul raccolto oppure sulla qualità del vino quando raccogliere l'uva, questo dubito. Però, insomma, se qualcuno me lo spiega fisicamente, no, può darsi. Insomma. Questa è, diciamo, una cosa che mi viene in mente. Sì, a me era venuta in mente invece la famosa storia dei canali su Marte, che poi ha dato origine anche all'idea dei marziani come extraterrestri. Sì, quello è stato fatto di uno scienziato, cioè, mi pare Schiaparelli, cos'era? Il primo che ha visto questi segni ha detto saranno dei canali, lì ci sono degli umani. Anche Keplero, per esempio, che è stato uno dei più grandi scienziati dell'epoca della rivoluzione scientifica, più importante che no, dell'epoca di Galileo, di Copernico, eccetera, lui credeva nell'oroscopo, anzi, per sbarcare il lunario Gli faceva oroscopi. e... Esatto, e lui ci credeva, nel senso che lui non andava dal medico se non se così gli astri non erano favorevoli. E, quindi la credeva, giusto, sì, giusto, ecco, che sciocca. La gente crede negli UFO, cioè che ci sono gli esseri extraterrestri che ci hanno fatto visita qui, non esiste, ok? Non è possibile. Del resto siamo così antipatici che dovrebbero venire a fare sulla Terra. Vabbè, tu che ne sai? Ma tu l'hai mai visto gli UFO, come sono brutti? No, scherzo. Quello non succede perché semplicemente, cioè, allora io dico, no, immaginate,
Gli umani no, iniziano e fanno viaggi interstellari e dopo incredibili peripezie e difficoltà approdano su un pianeta. E vi immaginate che andate, atterrate, state 3 ore e poi ve ne partite e non vi vede nessuno tranne quei quattro che sono usciti dalla discoteca mezzi ubriachi, scusate, no? Quindi Sì, non infatti. credete? Ecco, questa è una grandissima credenza, quella degli UFO. Spesso dichiarano, ho visto delle luci. Vabbè, insomma. No, Ho dei cioè. cerchi nel grano. Sì, oppure dei segni del passato, quindi possibili visite. No, Però c'è sfortunatamente una famosissima domanda: se l'universo brulica di alieni, dove sono tutti quanti? Perché è impossibile che arrivino sulla Terra? non è che è impossibile, ma è molto difficile. E sicuramente diciamo, la vita sulla Terra, la vita cosciente del tipo umano esiste sulla Terra da poco rispetto alle ere geologiche o anche rispetto alla vita stessa dell'universo. E quindi, come dire, no, io dico, c'è una mosca che mi vola davanti, no? La devo prendere con una fionda. Ecco, la probabilità che voi la beccate, quella mosca, è difficile. Ecco, anche gli alieni, la possibilità che facciano questo grandissimo sforzo è possibile, sì, però cioè, se succede, non è che non se ne accorge nessuno tranne quattro, no? Sì, infatti. E E poi ricordate che c'è pieno di gente che vede gli UFO, ma in tutti for in forme diverse, in momenti diversi. è No? vero, non c'è un accordo unanime su che forma abbiano questi UFO, in che modalità arrivino sulla Terra e si presentino a noi. E potrebbero essere tante forme diverse di alieni, però. Se uno volesse trovare una giustificazione, in realtà riesce a trovarla più o meno a tutto, se vuole veramente credere. Ma poi perché si devono nascondere? Scusa, venite fuori, fatevi intervistare, una fotografia, un selfie, una cosa, insomma. Una cicap live con gli alieni. Ti immagini? Sarebbe veramente boom di visualizzazioni. No, in realtà questo è il grande mistero, cioè come mai siamo soli, o almeno non c'è nessuna manifestazione di vita da altre parti che noi sappiamo. È vero che i nostri mezzi non ci permettono di sapere più di tanto, però le nostre conoscenze stanno facendo grandissimi passi da gigante. Tu, cioè, pensa che il primo pianeta fuori dal sistema solare scoperto, cioè in una stella vicina, risale al 1992. Poi ce n'è stata quella famosa del 1995, quella che ha portato al premio Nobel dell'anno scorso. Quando è stato? Sì, mi pare dell'anno scorso, 2019. Poi Sì. ce ne sono stati diciamo una crescita abbastanza importante, adesso si parla di almeno 4.000 pianeti e si viaggia a centinaia di pianeti scoperti tutti gli anni. Quindi abbiamo fatto grandissimi passi in avanti, adesso poi non è solamente scoprirli questi pianeti, anche per capire come sono fatti e non guardare solo quelli più grossi, ma quelli sempre più piccoli, perché stiamo cercando la vita da altre parti. Quindi la nostra conoscenza sta facendo grandissimi passi da gigante da questo punto di vista, però ancora, insomma. Prima di passare diciamo, al secondo tema di questa serata, ci sono un paio di domande, non so se sono poi abbastanza inerenti a quello di cui si occupa, e riguardano l'antimateria, se ci sono novità o scoperte recenti sull'antimateria. L'antimateria è legata a uno dei fenomeni più grandi misteri, no? Della nostra conoscenza, e cioè come mai l'universo è fatto di materia e non di quello che è il suo opposto, diciamo il suo negativo, che chiamiamo antimateria. In realtà la materia e l'antimateria sono la maggior parte della materia, dell'antimateria che è esistita nell'universo è scomparsa agli inizi dell'esistenza dell'universo. Quello che è rimasto è un resto. Quindi
i nostri atomi, le nostre molecole, sono fatte di questo resto. Il resto, tutto il resto, scusate, gioco di parole, di materia e antimateria, si sono a un certo punto incrociate e si sono, sono scomparse per questo fenomeno che si chiama di annichilazione. Il mistero è come mai è rimasto questo resto di materia, che è una particella su un miliardo, no? Questo resto, questo eccesso di materia rispetto all'antimateria. E questo è un fenomeno ancora sconosciuto, che tu lo sai meglio di me, perché ti occupi di fisica delle particelle, che si chiama violazione della parità, carica parità. Come si dice in italiano? CP. CP violation. Sì, per gli amici CP. CP. Quindi, cioè, fenomeno misterioso, non si capisce dove viene fuori, però è uno dei fenomeni che caratterizza il nostro universo. Cioè la materia, in realtà la materia si può creare, però richiede tantissimi sforzi e si crea durante delle esplosioni energetiche nell'universo. Però la maggior parte dell'universo è fatto di materia normale, non di antimateria. L'antimateria viene creata continuamente, eccetera, per esempio gli elementi radioattivi, no? Tipo l'urano, oppure queste cose così, sono radioattivi, vuol dire che sono instabili, cioè vuol dire che non durano tanto, decadono, si dice in gergo, cioè si trasformano in qualcos'altro che è più stabile. Quando succede questo fenomeno, ti arrivano botte di radiazione gamma, che fa male, e anche particelle di antimateria, in particolare di neutrini anti, no? Sì, i miei preferiti. Tu mangi neutrini? Quindi questa è antimateria, però sono residui di quello che è la materia. C'è un'altra domanda molto molto bella, che ci chiede se esistono stelle di antimateria e se sono state ipotizzate con che strumenti sarebbe possibile vedere la loro luce o antiluce. Yes, questa è stata una questione che a un certo punto è stata sollevata quando hanno scoperto queste stelle di cui parlavo prima, queste esplosioni nei raggi gamma. Non si riusciva a capire come fosse possibile ricevere così tanta energia in così poco tempo. E quindi hanno detto ci sono dei corpi celesti fatti di antimateria che si scontrano con corpi celesti fatti di materia normale, che quando si incontrano, cosa succede? Questo processo di annichilazione, cioè scompaiono, dando origine a un fenomeno di emissione di radiazione immensa. Questo è grazie a quello che sappiamo, cioè che la materia e l'energia sono molto, capito, legati. Sono fenomeni, sono una manifestazione sono due manifestazioni della stessa cosa. Hanno detto, ma come fa esserci così tanta energia di raggi gamma che arriva sulla Terra e che dura così poco, no? Allora dico, vabbè, c'ho dei corpi di antimateria, tipo delle antistelle, che si scontrano con delle stelle. Quindi questa è stata una delle idee che è stata avanzata all'inizio come per spiegare questi fenomeni. Poi hanno capito che non poteva essere una cosa del genere, quindi ci sono delle spiegazioni più plausibili. Quindi le antistelle possibilmente non esistono. E invece i buchi bianchi, diciamo innanzitutto cosa sono, perché magari non tutti lo sanno. E la domanda riguarda se potranno dare delle risposte sull'origine dell'universo. Temo di non ricordare che sono i buchi bianchi. Giuliano, tu te lo ricordi, no? La prima volta che li sento. Ero abituata a quelli neri, forse un po' fuori moda ormai, però il nero va bene con tutto, quindi... Allora, i buchi neri non sono buchi, prima di tutto. I buchi neri sono dei corpi celesti, immaginate delle palle più o meno schiacciate che ruotano, eccetera, e che hanno questa caratteristica, cioè sono degli oggetti che hanno una densità molto grande e quindi una forza di gravità estrema, così alta, per cui niente riesce a lasciare la loro superficie, inclusa la luce, per cui da quel nome buco nero, buco, vabbè,
nero perché non emettono luce. Il buco bianco, onestamente, dovrei andare a guardare su Wikipedia, sarà una delle fantasie, ma sarà una di queste teorie, ipotesi che sicuramente hanno un significato, diciamo, una teoria insomma, perfettamente descrivibile con dei modelli matematici più o meno complicati. E, come facciamo a vederli? Non lo so, può darsi che siano i buchi, cioè neri, se andate a finire il buco nero, poi uscite dall'altra parte e vedete un buco bianco. Non lo so, onestamente non conosco. È bellissima la diatriba sempre che c'è tra gli scienziati sperimentali e quelli teorici. Noi lo sappiamo benissimo perché c'è una teoria bellissima per qualunque cosa, però poi alla fine siamo noi sperimentali che dobbiamo andare a vedere se quelle teorie possono avere senso nella realtà oppure rimangono solamente una serie di bellissimi conti su un pezzo di carta. E, ti devo dire una cosa, i più grandi scienziati sono sia teorici che sperimentali. Sì, lo so, ma io sono di parte ovviamente, essendo sperimentale, però quello che intendevo dire è che non sì, tutte sì. Le teorie sono poi alla fine ufficializzate da quella che è da quello che è un esperimento. Alcune rimangono magari delle teorie che o non si possono semplicemente andare a investigare, per esempio cosa c'è dall'altra parte di un buco nero, mi sa che difficilmente, per quello che sappiamo ora, riusciremo a scoprirlo, oppure magari semplicemente ci vogliono tanti anni, ma in alcuni casi vengono confermate e in altri semplicemente non vengono confermate. E direi di passare alla seconda parte della nostra intervista, perché, come ci diceva all'inizio, lei ha studiato in Calabria e dopo tutta quella serie di esperienze intorno al mondo è tornata in Calabria e adesso è la professoressa ordinaria proprio lì. E come mai ha deciso di tornare in una realtà che spesso, almeno nell'immaginario collettivo, viene ritenuta anche meno avanzata di quello che potrebbe essere una università al nord, a Milano, non lo so, faccio per dire. Cioè, avanzate in che senso? Noi abbiamo tantissimi film. Quando si parla della Calabria, e non solo, ma anche di altre regioni del sud, si vede la gente che va in giro con i trattori e i muli, in film ambientati più o meno ai nostri giorni. Quindi nell'immaginario collettivo, già in generale, la vita in Calabria sembra una vita di, non lo so, 50 anni fa. Figuriamoci quello che uno si può immaginare sulla ricerca scientifica che si faccia. Guarda, qualche anno fa sono andata in Giordania e ho conosciuto persone che vivono nelle caverne, cioè nelle grotte, non so come dire, cioè case scavate nella roccia, no? Allora, questo qua aveva internet, parlava l'inglese e girava il mondo, e andava in giro col mulo, con l'asino, era lui il nipote che avevano un mulo e un asino, ci hanno portato in giro vicino Petra, su delle zone che ci vanno solamente i muli o gli asini. Però persone totalmente, no? Tranquillamente moderne, cioè, e anche acculturate, però vivono i beduini, no? Beduini sono nomadi, nomadi, non so, guarda, sono anche ignorante, dove andare a leggere, cioè, che sono i beduini? Ma tu sei andata con un beduino sopra un mulo? Sì, ci ho pure mangiato la sera in mezzo al deserto di notte, guidava sta macchina, lui, il nipote, io insieme alla mia compagna, ho detto, oddio, dove stiamo andando? In mezzo al deserto, no, senza strade, senza luce, adesso moriamo. Invece persone totalmente tranquille, abbiamo avuto una bellissima esperienza, no? Per dire il preconcetto, no? Come si dice, il pregiudizio, cioè io credo di sapere che queste persone sono arretrate e invece non è vero niente. La stessa cosa la Calabria, la gente pensa delle cose che non sono vere, alcune cose sono vere, altre magari no. Quindi se pensate che l'andrangheta sia il problema più grave della Calabria, non è così. È un problema sicuramente, ma ci sono problemi più seri.
E in più la Calabria è un posto bellissimo, vi consiglio di fare un giro, come tanti posti in Italia, e in più qua si mangia ancora molto bene, perché il cibo qui, cioè qui c'è relativamente parlando poco inquinamento, anche se l'inquinamento c'è sfortunatamente, e non c'è raramente, credo, di averla vista, la coltivazione industriale. Spesso quindi, per esempio, no, tu sei pugliese, tu l'olio trovi a prendere, no, la tua famiglia sa dove andarlo a prendere, quell'olio sai da quale oliva arrivano, sono, e come viene prodotto. La stessa cosa qui, ci sono tanti prodotti che uno può andare a prendere in posti incontaminati e quindi questo fa la differenza. Cioè, io vengo dalla Germania, l'ultimo paese straniero dove ho vissuto e lavorato, però se penso alle cose che ho mangiato in Germania, io mi sento male, cioè, è Io la così, è capisco cosa... benissimo, condivido in pieno. E tu stai a Napoli, quindi No, non infatti so. io sto fantasticamente, cioè io non me ne andrei da Napoli così come non me ne andrei dalla Puglia o dal sud perché ritengo che si mangi benissimo, ci sia il sole, c'è il mare e sono tutte cose che cioè, nella mia vita sono importanti, solo che uno poi si aspetta che quando si parla di lavoro si facciano ben altre considerazioni rispetto a queste terra-terra, tra virgolette. Sì, questa è la cosa terribile, questa è veramente la cosa terribile di questa terra, del sud Italia in generale, è la disoccupazione. Cioè il fatto che ci siano, in particolare quella giovanile, cioè il fatto che tu hai una forza lavoro che, di persone giovani, capaci, che hanno energia e che hanno la voglia di farlo, che non hanno la possibilità di lavorare perché non c'è lavoro e quindi se ne vanno. Questo è il grandissimo... La cosa più tremenda che c'è nel sud Italia. Ed è un danno permanente che si fa a queste persone, cioè o rimangono qui senza fare niente oppure se ne devono andare. Ma non c'è niente di male andare via. Cioè, io me ne sono andata che la prima volta avevo 22 anni, la prima volta che sono andata via per lavorare, cioè lavorare, facevo la tesi di laurea, no? Quindi da questo punto di vista non c'è niente di male. Il problema è che i giovani se ne vanno e non ci sono giovani che vengono qui, capito? Cioè, perché un milanese non vuole venire qui a lavorare? A parte che non c'è lavoro, no? E a parte che poi pensa che chissà cosa c'è qua dentro. Infatti, No, ma non sono tutti così, per carità, eh. no, Anche io non perché... vorrei fare di tutta l'erba un fascio, però effettivamente a volte quando vedo queste scene nei film in cui fanno vedere il sud come super arretrato, ma proprio come un altro mondo, un mondo di 50 anni fa, mi monta la rabbia perché non è così e perché penso che magari delle persone che non sono mai venute in queste terre potrebbero credere invece che lo sia. Sì, guarda, la Puglia ha meno sorprese della Calabria, perché la Puglia, diciamo, rispetto alla Calabria è molto più conosciuta, molto più organizzata per il turismo, dal punto di vista culturale anche molto più attivo, la musica, cioè, sicuramente. Invece la Calabria è una sorpresa, quindi se volete veramente essere stupiti da qualcosa, da effetti speciali, fatemi un giro in Calabria, posso fare la lista. Ma io sono la prima a dire, io ci sono dei posti che ogni tanto, spesso sento dire, sai, questo posto c'è, questo, quell'altro, non lo conosco. Cioè, capito? Allora, col Covid mi sono detta e ripromessa, le vacanze le faccio in Calabria. Quest'anno sarei dovuta andare in Sud America, scusa, Sudafrica. Perché mi piacciono gli animali esotici, il sogno di bimba che avevo è di andare in Africa, e quindi quest'anno sarebbe stato un sogno realizzato, è arrivato il Covid, e ho detto allora devo andare in posti, questi posti no, leggendari che sento dire della Calabria, sperduti, lontani, eccetera. Sì, spero di farlo con lavoro qua. Chissà se proprio, diciamo, l'opportunità che ci è stata data dal Covid di attrezzarci per lo smart working, il telelavoro, come viene chiamato, e quindi capire che effettivamente, almeno in parte, si può lavorare stando in un'altra regione.
ovvio, non vale per tutti i tipi di lavoro, non vale per tutte le situazioni, eccetera, però in parte ce la stiamo cavando. Chissà che un domani non possa essere anche il modo per lavorare stando, che ne so, in Calabria, pur essendo assunti da un'università che è da tutt'altra parte. Sì, no, questo sicuramente si spera che sia una delle cose positive che il Covid ci lascerà. Cioè il fatto che non è necessario andare in un posto per fare un lavoro, posso farlo da casa, lo posso fare a modo mio, con la più tranquillità, o magari in un posto che mi piacerebbe più tranquillo. Adesso per esempio si parla dei borghi, noi in Italia ce ne sono migliaia, e adesso allora, i borghi si sono svuotati perché negli anni, che ne so, 60 eccetera, non offrivano tutte le comodità delle città, no? Adesso però abbiamo capito che tutto quello che ci serve anche col lavoro lo possiamo anche fare da casa o anche in un borgo, no? E avere più tranquillità, avere il silenzio, l'aria più pulita, e niente traffico, avere la possibilità di stare all'aperto tranquillamente, eccetera. Quindi queste qui dovrebbe essere, diciamo, questa dovrebbe essere una riscoperta, no? Che aiuterebbe la qualità della vita delle persone, sicuramente per le persone che stanno in posti affollati, no, le città, eccetera, stare in mezzo al traffico. L'Italia ha un problema di traffico serio. E, quindi, insomma, però, diciamo, io sono fortunata, abito in un paese, quindi non ho il problema del traffico. L'università è a 10 km, 11 km da qui, senza traffico. Quindi... E tornando invece sugli aspetti più della ricerca, possiamo sfatare il mito che la qualità della ricerca è più alta all'estero oppure, come diciamo prima, al nord? Allora, l'Italia ha un problema serio di tipo, come si dice in gergo politichese, strutturale, cioè non ci sono fondi, l'organizzazione è complicata. C'è la burocrazia, non c'è la possibilità di in tutti i posti di fare ricerca a un certo livello e quindi spesso le persone se ne vanno. E l'Italia, tra l'altro, ha difficoltà ad attirare gli stranieri proprio per questo motivo, cioè anche se io, cioè, se c'è uno straniero, no, che vuole venire a lavorare in Italia, deve fare un concorso in italiano secondo delle regole assurde che si spiegano solo gli italiani le capiscono. Non lo farà mai, mentre in Germania, in Gran Bretagna, in Olanda, in Francia, in Spagna, non in Spagna non lo so, forse in Spagna è un pochino così, non lo so, in Spagna non saprei, o Stati Uniti, o Australia, eccetera, gli stranieri sono accolti. Per esempio, adesso non so se hai sentito, Trump dice, vabbè, gli stranieri che sono nei loro paesi e che lavorano però negli Stati Uniti non avranno il visto rinnovato perché c'è il Covid, quindi adesso... Ci sono grandi istituti e università importanti negli Stati Uniti, tipo Harvard, oppure Caltech, oppure Cambridge, Massachusetts, eccetera, che si stanno ribellando perché questi posti sono così perché ci sono tantissimi stranieri bravissimi e loro se li prendono. E in Italia invece gli stranieri si contano sulle dita di una mano, quindi di due mani massimo. Sì, è vero. Però forse anche il fatto che adesso ci siano esperimenti fatti da collaborazioni internazionali ci può dire che tutto sommato una volta che uno riesce magari ad entrare, ad avere un posto, la qualità della ricerca che sta facendo all'Università della Calabria, di Milano o ad Harvard è la stessa, perché in realtà si lavora allo stesso identico progetto. Sì, in parte è vero, cioè grazie al fatto che i grossi progetti sono delle grandissime collaborazioni internazionali, chiaramente tu ti devi adeguare
Però resta il fatto che comunque in Italia il budget per gli istituti e l'università sono molto inferiori rispetto a quello che succede negli Stati Uniti, rispetto a quello che succede in Germania, o in Inghilterra o in Gran Bretagna. Quindi questo qui chiaramente ci fa soffrire parecchio perché cioè, c'è una grandissima. Cioè, non so, c'è grandissima competizione anche tra istituti. Cioè, tu, per esempio, lavori per l'INFN, noi dentro siamo dentro invece l'INAF, l'Istituto d'Astrofisica, e quindi siamo lì e cioè, facciamo una lotta tra istituti perché riceviamo delle briciole. E non è che è semplice fare mandare avanti dei progetti grossi, importanti, con le briciole, non siamo abbastanza competitivi. E in più tantissima gente va via e quelli più bravi magari se ne vanno. Ok, non è che sono tutti bravi quelli che vanno via, per carità. Anzi, c'è tantissima bravi scienziati in Italia, però le difficoltà sono tantissime. Cioè, io, per esempio, per fare ricerca devo riempire carte e poi mi danno delle briciole, capito? È difficile, non siamo competitivi. Non siamo a livello di altri paesi in Europa o in altri posti, non siamo abbastanza evoluti da questo punto di vista. Cioè, la ricerca è trattata come la pubblica amministrazione, cioè se siamo bidelli oppure se siamo scienziati e vogliamo andare sulla Luna è uguale. E con tutto il rispetto per i bidelli, per carità, non ho, capito, non è questo il punto. Però come scienziato io vorrei avere la libertà di fare le cose che mi piace fare nel modo mio, invece io sono controllata come se fossi una potenziale truffatrice, cioè sono controllata ai raggi X, ogni cosa che faccio la devo dimostrare, è contro dimostrare, capito? Perché se succede che mi chiedono il biglietto del treno, dove l'hai messo? Non parliamo delle richieste di rimborso. C'è un altro problema che spesso bisogna affrontare nel mondo della ricerca quando si è donne. Sappiamo che il mondo della ricerca è stato a lungo precluso totalmente alle donne e per quanto adesso ovviamente non ci siano più delle idee sessiste sul fatto che le donne non possono far scienza, almeno non dichiaratamente, ci No, sono. ma c'è gente che lo dice pure, che C'è non possono gente che lo funzionare. dice, non Ma si manco nasconde tanto scienza. neanche. No, ci sono grandissime polemiche su personaggi famosi che sono convinti che le donne non sono adatte. Ma Dai, per scusami, esempio? Giulia. No, No, no. Ok, non non facciamo facciamo nomi. nomi. Comunque, Cognomi, vabbè, ripeto, diciamo che sempre. effettivamente di recente ci sono state anche delle polemiche in questo ambito, però si tratta di persone singole, spero, cioè non c'è diffusamente un preconcetto per No, non c'è cui. il preconcetto, Giuliana. Allora, questo qui è diffuso. Tutte le persone, uomini e donne, hanno questo preconcetto nei confronti delle donne. Sono pochissimi quelli che pensano. In realtà, cioè, siamo tutti, tutti abbiamo questo bias, no? Questo preconcetto, oppure pregiudizio sulle cose, sulle persone. Ce l'hanno tutti. Quelli che dicono io no, non è vero, tutti ce l'hanno, è difficilissimo liberarsene, è difficilissimo, è come dire io ho una valigia in treno, mi serve che qualcuno mi aiuti a metterla lì, io lo chiedo a un uomo bello e grosso, non vado a chiederlo a una vecchietta, questo è un pregiudizio, no? Io guardo le persone e decido dall'aspetto e questo è un pregiudizio positivo, nel senso che è inutile che vada a chiedere la vecchietta, magari è più forte dell'omone, ma insomma è più facile. Questo è un pregiudizio nel senso che con gli occhi, quando invece pe la persona pensa di sapere che tu sei più stupida perché sei donna rispetto a quell'altro, pregiudizio che hanno tutti, non è la giustificazione perché è di natura storica, per tantissimi motivi diversi. Però esiste, c'è ed è difficile liberarsi.
Nella sua carriera ha mai incontrato degli ostacoli dovuti all'essere donna? Penso, tante volte penso che se fossi stata uomo avrei avuto una vita più semplice, ma il pregiudizio anche è il proprio pregiudizio, cioè come donna sentire di non essere all'altezza, che è una cosa molto diffusa, e non credere nei propri mezzi. Gli uomini spesso sono più bravi a vendersi, cioè a vendersi, tra virgolette, vendersi. Se io dico: esistono i buchi bianchi, per dire, no? E lo dico io, che sono donna, è difficile vendere il prodotto. Se lo dice un uomo, la gente ha la tendenza a crederlo, capito? Se io cerco di venderlo come lo farebbe un uomo, io sono arrogante e presuntuosa, perché sono donna, e un uomo invece è una persona sicura perché è bravo. Quanto può contare in tutto questo il fatto che ai vertici della carriera, sia universitaria sia degli analoghi negli enti di ricerca, ci siano in realtà quasi esclusivamente uomini? Sia questa una cosa per ragioni storiche, ok, però attualmente è ancora così, cioè la maggior parte delle persone che arrivano al vertice della carriera sono uomini, quindi immagino che anche le studentesse o chi è abituato a parlare con quelli che sono le persone ai vertici si aspetti di trovare degli uomini. E quindi la domanda è Quanto quanto può conta? influire questo sul fatto che poi si crede che gli uomini in realtà siano quelli su cui contare e quelli, che hanno le risposte migliori o siano più bravi, non so. Non lo so, cioè, cosa possiamo dire? È difficile cambiare. Boh, non so che dire. Io guarda, veramente è una cosa che ti disturba, ma così, cioè, io sono una donna, io computer non lo so usare, capito? Questo è il concetto, no? Tu sei uomo, il computer, cioè tu hai un problema, non è che, per esempio, tu, Giuliana, hai un problema col computer, no? C'hai due uffici davanti, uno sta a destra e l'altro sta a sinistra, con due persone dentro. Chi sceglie a chi chiedere aiuto? A una donna con il trucco, ben vestita ai tacchi, oppure a un ragazzo che sembra un nerd, no? A chi vai a chiedere? Le donne non capiscono niente. È un po' E gli come i uomini preconcetti invece. sulle donne al volante. Sì, le donne al volante però. Eh no, non bisogna Io cadere nei sono la prima. preconcetti. Queste cose stanno cambiando lentamente, ma cambieranno sempre di più, anche perché comunque le donne fanno le cose in maniera diversa e spesso può essere rispetto agli uomini, cioè, anche gli uomini stanno cambiando, anche gli uomini si rendono conto che lavorare con le donne può essere un vantaggio per tante cose, quindi queste cose stanno cambiando, però non bisogna fermarsi, ecco. Cioè, magari 100 anni fa avrebbero detto: vabbè, è giusto che le donne non vadano all'università, no? Adesso, se io ti dico tu sei una femmina, non vai all'università e sicuramente non andrai a studiare fisica, tutti in alberi, giustamente, no? Però Certo. allora uno dice: ma scusami, le cose sono molto migliorate, perché ti arrabbi? Pensa a tua nonna che manco c'è andata a scuola, no? Vabbè, non è vero, però immagina, capito? E perché il processo non si può fermare, anche se è molto migliorata la situazione delle donne, ancora la parità non c'è, la parità è proprio lontana, cioè, ma in tutti i campi è così. E Ma ci perché non sono delle dovrebbe esserci? iniziative in corso per cercare di superare queste disparità di genere, almeno nel mondo della ricerca? Sì, chiaramente ce ne sono tantissime iniziative. E anche adesso col Covid è venuto fuori tanto. Col Covid, cioè in una situazione di emergenza, no? È venuto fuori veramente queste disparità. Perché,
Vabbè, in una situazione normale, vabbè, diamo spazio alle donne, è giusto che sia così, la parità di genere, eccetera. Adesso c'è un'emergenza e non è che si scherza qui, cioè, ce ne occupiamo noi, perché è una cosa seria. Noi possiamo risolvere il problema. È questo che è venuto fuori, no? In tutte queste task force che si vedono in giro. Alle donne non è stato chiesto niente, è perché le donne non sono capaci. Questo è il problema. E invece non è così. E poi comunque, anche se fosse vero, c'è sempre modo di crescere. E se voi mi volete dire no, stai lì da dove vieni, io non avrò la possibilità di crescere. Capito? Sì, ci sono dei consigli che si sentirebbe di dare alle ragazze, soprattutto, ma anche ai ragazzi che magari hanno fatto la maturità quest'anno e vogliono iscriversi a una facoltà scientifica. Dipende dalla facoltà, dalla materia. Spesso succede, vabbè, insomma, l'astrofisica, l'astronomia interessa perché ci sono bellissime immagini, le storie sono molto affascinanti, eccetera. Però spesso gli studenti non si rendono conto che comunque c'è una forte base di conoscenza di matematica. E quindi quello lì è un impatto piuttosto importante. Insomma, un muro difficile. Quindi bisogna essere molto motivati, essere coscienti del fatto che tocca studiare dall'inizio fino alla fine, sempre. E poi essere portati a certe materie, perché se ti piace scrivere, ma non ti piace la matematica, allora il meglio che studi letteratura italiana rispetto che fisica o matematica. Quindi comunque, il consiglio è le materie scientifiche sono bellissime, bisogna essere portati. Questo non vuol dire che chi studia italiano è scemo, per carità, eh? Cioè, ci sono diversi modi di essere intelligenti. No, io sono negata per le lingue, per esempio, posso dire, ma perché il mio cervello è fatto in un modo piuttosto che in un altro. E quindi bisogna scegliere le cose per cui si è portati. Ci sono persone che sono portati per diverse cose, cioè una volta ho sentito che Pelé qualsiasi mestiere avesse deciso di fare nella vita avrebbe avuto successo. E magari è così, ma non è sempre così. Quindi fare le cose che vi piacciono, ragazzi cari, è fondamentale. E non pensare che ma non ci riesco perché è difficile, questo non lo potete sapere finché non ci provate. Non sentite. Anche le donne, insomma, le donne spesso pensano di non essere capaci, poi. Anche Ma tu hai magari a studiato. Giuliana, tu hai studiato fisica dove? Bari, all'Università di Bari, e Ok. dopo aver fatto il classico, infatti la mia domanda successiva era se invece qualcuno magari si sente affascinato, portato per queste materie, ma pensa che al liceo non ha avuto un'infarinatura adeguata di matematica e fisica, ce la può fare? Ma certo, perché all'università si comincia da zero, cioè 2 più 2. E in più, comunque, quello che ti insegnano i docenti alle scuole, quello è fondamentale. Bisogna avere un'esperienza positiva, cioè bisogna avere qualcuno che ti fa scattare la scintilla dell'innamoramento. Quindi questo succede praticamente sempre. Ecco, magari se non sono gli insegnanti possono essere, che ne so, un libro o un film che ti fa innamorare di certe cose. Però sì, bisogna avere, diciamo, esperienze positive da questo punto di vista. Visto che ha citato i libri, colgo l'occasione per suggerire anche uno dei suoi libri divulgativo, su cui tra l'altro nella chat un po' di gente ha fatto i complimenti dopo averlo letto, che si intitola Grazie. Tutto l'universo per chi ha poco spazio-tempo, della E niente di Mondadori. meno qua, non ci facciamo mancare niente. Ho avuto un Allora. piccolo balzo di arroganza galattica, ho detto tutto l'universo. Ma perché io penso che, cioè, non bisognava, non lo so, ci sono tante cose belle dell'universo, perché non bisogna descriverle? Vero. In questi ultimi 10 minuti recuperiamo qualche domanda da parte
delle persone che ci stanno ascoltando, e c'è una domanda da Davide che le chiede: qual è l'episodio di mansplaining più fastidioso che le è capitato? Scusate, cioè, quando qualche diciamo, è sempre legato all'essere donna, quindi uomini che diciamo, teorizzano il fatto. Sì, pensano che le donne non siano all'altezza di qualcosa, magari si sentono in dovere di dover spiegare qualche concetto, dando per scontato che le donne non lo sappiano, e così via. Non lo so, una volta, questo l'ho già detto altre volte, mi torna in mente, una volta con un collega in Germania, adesso questo è un professore che sta ad Amburgo, cioè non un fesso qualsiasi, ci siamo messi a parlare della Coppa del Mondo, c'è un nome che non mi ricordo, di calcio, che è questo braccio che tiene in mano il globo, no? Ed è oro. La discussione è, cioè, questo è un trofeo di calcio, capito? Quindi che cosa sa una donna di calcio, per cominciare? Secondo, è fatto d'oro. Io dicevo, questo è oro, ma sarà vuoto, è dentro, deve essere per forza vuoto. Io non l'ho mai vista, non l'ho mai toccata, l'ho vista, non l'ho mai toccata. A me immagino che sia vuota, perché è grande così, se fosse di oro massiccio, quanto è grande così, no? Se fosse di oro massiccio, cioè pieno, peserebbe, immagino, 40 kg. No? Perché loro hanno un peso specifico di 19 kg per litro, per decimetro dei 10 centimetri, 10 per 10 per 10 centimetri. Un litro di oro pesa 19, più di 19 kg. Quello sarà 2 litri di volume, quindi peserà 40 kg. Come fanno questi giocatori ad andare in giro corretto con questa coppa in mano? No? Quindi io dicevo, questo, capito? La discussione era: è di oro massiccio oppure no? E lui dice: no, è oro massiccio. Ma guarda che è pesante, sarebbe pesantissima. E lui mi guardava come se fossi un'ebete, un'ebetessa. Cioè, una, perché sono femmina che capisco di calcio. Due, che cosa ne sai tu del peso specifico dell'oro? E allora è una discussione tra colleghi. Cioè, non è che una persona che conosco, lui conosce me, capito? E lui, io sono sicura di non averlo convinto. Io poi ho abbandonato la discussione perché sapevo che non l'avrei mai spuntata. Allora, queste situazioni succedono spesso anche a livello scientifico, discussione scientifica, e quindi spesso le donne mollano l'osso perché sanno che non possono spuntarla. E questo forse. Vabbè, scusa, ci sono altre domande. Parlo troppo, Giuliana? No, 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 perfetto. C'è Sergio che chiede se può parlarci di cosa si sta occupando ora, magari anche visto che lei si occupa di politica, se ci sono delle iniziative di cui si sta occupando, oltre che nella ricerca, ovviamente. Allora, oggi ho avuto, cioè praticamente sono 2 mesi che parlo di depurazione. Le acque sono inquinate. I depuratori funzionano male. Ecco, questa è una cosa devastante, devastante. Abbiamo un'acqua bellissima, ma deve essere lontana dalla costa. La trattiamo male vicino alla costa, davanti all'indifferenza, davanti all'incompetenza, alla sciatteria delle persone. E anche probabilmente il malaffare, ma il malaffare c'è, ma non è quella la cosa principale. C'è, ma non è quello che domina. È molto più importante l'incompetenza, anche gli interessi personali, perché poi davanti, cioè, con la depurazione, con i rifiuti, eccetera, girano milioni di euro continuamente, e quindi questi interessi. Questa è una cosa terribile della mia terra e di altri posti in Italia, giustamente. Cioè, non è solamente in Calabria il problema, chiaramente. Però è bellissima Calabria, cioè, ci sono dei posti stupendi. Guardate, ci sono delle spiagge che vi sembrerà di stare ai Caraibi, la differenza è che la temperatura dell'acqua non è la stessa. Però sono più vicini, quindi secondo me vale la pena. C'è No, ci un'altra sono delle domanda? spiagge Prego, prego. bellissime in Calabria. Quest'estate tutti in Calabria.
Un'altra domanda, chiedono cosa l'ha più sorpresa in positivo e in negativo tornando a lavorare in università in Calabria? Positivo e negativo. Una cosa che veramente è brutta davvero è che tanti calabresi vanno a studiare fuori. Stiamo parlando di numeri importanti, è circa il 40% degli studenti che vanno a studiare calabresi vanno fuori e non c'è un 40% di non calabresi che vengono a studiare in Calabria. E questa è la cosa più difficile. In positivo vedo tantissimi giovani che hanno un modo di fare che mi piace tantissimo, cioè poco arroganti, volenterosi, bravi, con la voglia di mettersi in gioco. Insomma, noi abbiamo il dovere e la responsabilità di dare loro i mezzi per arrivare dove vogliono. Non ci deve essere nessun limite per loro. Quindi chiaramente il cruccio è che magari ecco, non è sempre così facile. E questo è veramente la cosa più difficile, credo, di stare in Italia, nel sud Italia in particolare, la disoccupazione giovanile. È una cosa terribile. Sì, purtroppo. Abbiamo una domanda da Gigi, questa volta torniamo nell'ambito scientifico, che chiede, quando l'anno prossimo verrà mandato nello spazio il James Webb Telescope, cosa potremo vedere di più rispetto all'attuale Hubble? JWST, cioè James Webb Space Telescope, c'è una sonda che verrà... Ma le JWST è un telescopio più grande, sarà spedito a una grande distanza dalla Terra, più di 1 milione di chilometri, quindi andremo fuori dall'atmosfera. Hubble è un telescopio più piccolo, ha uno specchio di 2,40 m di diametro. E James Webb arriverà, l'hanno modificato numerose volte, credo adesso sia 6 metri o 7 metri di diametro, fatto a pezzi, esagoni, e quindi ci farà fare un balzo in avanti nella nostra visione dell'universo. In particolare andremo a vedere veramente cose molto più lontane e con grandissimo dettaglio in più rispetto a quello che vediamo adesso. È come dire, guardare una città in mezzo alla nebbia oppure in una bellissima giornata di sole. È un'immagine bellissima che secondo me ci dà proprio l'idea del passo in avanti che si faccia da una generazione all'altra di telescopi. Speriamo bene perché con Covid tutti i telescopi, moltissime facilities, cioè moltissimi osservatori si sono proprio fermati, quindi JWST ha avuto dei grandissimi ritardi anche per mancanza di soldi, eccetera. E speriamo che si capisca grazie a questo periodo l'importanza della ricerca che, ricordiamo, non è solo quella finalizzata a uno scopo che conosciamo già, come per esempio trovare il vaccino per il coronavirus, ma è anche quella di base, da cui poi derivano tantissime scoperte senza le quali oggi non sapremmo neanche che a farci ammalare sono per esempio dei virus o degli anelli d'oro. Direi che prima di chiudere, l'ultima domanda le chiedo se ha qualche consiglio anche come letture o altro per chi magari vuole approfondire questi temi. Il suo libro l'abbiamo già citato, non è l'unico in realtà, ce n'è anche uno altrettanto interessante che è un libro denuncia scritto insieme a Mario Caligiuri, che si intitola Senza attendere, ricerca, educazione e democrazia. Quindi sì. Consigliamo anche questa lettura, se ha qualche altro suggerimento. Allora, c'è un bellissimo libro, adesso cerco, non mi ricordo, il titolo è Mass, cioè Massa, e l'autore
Oddio, dovrei saperlo perché, perché ero nella giuria che gli ha dato il premio. Comunque è un libro molto bello sul significato fisico della massa, cioè perché le cose hanno un peso. È una grandissima storia descritta molto bene. E ha vinto il premio Cosmos di Reggio Calabria, quindi come si chiama l'autore? James qualcosa. Vabbè, lo Scusate. recupereremo e lo inseriremo magari poi nella chat anche a chiusura. Va bene, io la ringrazio tantissimo per averci dedicato un po' del suo tempo questa sera e per averci portato un po' a spasso tra fenomeni esplosivi nell'universo, ma anche problemi terrestri, che abbiamo nel mondo della ricerca. Ringrazio tutti gli ascoltatori che sono stati con noi anche questa sera e le dirette di CicapLive riprenderanno a settembre. Ma ricordatevi di seguire tutti i canali social del CICAP, siamo su Facebook, Instagram, Twitter e Telegram, in modo da avere sempre notizie, aggiornamenti, rimanere quindi sempre al passo con quello che succede e chissà, magari avere anche qualche sorpresa. Grazie a tutti e buonanotte. Grazie a voi.